Perché Tyler sta correndo come un ritardato con una pizza gigante sotto braccio? Lo scoprirete presto in questa nuova trollata. Ciao a tutti ragazzi, sono Tyler Strikes e finalmente, dopo un'attesa durata quasi un anno, sono qui per raccontarvi di quella volta che ho rimorchiato una star di Netflix mondiale, ovvero Aziz Ansari. Aziz Ansari è un comico americano di origini indiane che io personalmente adoro, capace di riempire i teatri di Broadway per i suoi show, ha una serie tutta sua su Netflix, ha recitato anche in Scrubs, nel film This is the End con Emma Watson, Rihanna, James Franco, insomma un botto di gente, ma soprattutto ha partecipato a un video musicale di Jay-Z e Kanye West, ovvero Otis, dove guida una macchinona. Alla base di quel pezzo poi è stata utilizzata anche da Jimmy Tights e Mad Men per fare Hater Proof. Insomma, in America questo Aziz Ansari è un po' un'icona, un comico eccezionale. Peccato che in Italia non lo conosce praticamente nessuno, ma non importa, anzi meglio, mi è stata molto utile questa cosa per riuscire a trollarlo. Tutto è iniziato quando ho iniziato a guardare la sua serie su Netflix che si chiama Master of None. All'improvviso il protagonista della serie, appunto interpretato dall'attore, decide di partire per l'Italia, quindi io sapevo che sarebbe venuto in Italia a registrare le nuove puntate della sua serie, quindi ero super carico, volevo incontrarlo, volevo sgamarlo, volevo fare qualcosa. Quindi ho iniziato a stalkerarlo, ma ho scoperto che Aziz si trovava già in Italia da un po' e la girava in lungo e in largo, passando a Roma, andando in Sicilia, in centro Italia. E trovarlo casualmente in giro sarebbe stata quindi un po' un'impresa. Non mi sono arreso però, ho continuato a cercare ed ho scoperto che Aziz proprio in quei giorni stava facendo delle riprese della nuova stagione, appunto, in un paesetto vicino Modena. Guarda, sono un buon detective, no? Mi sono lanciato all'avventura, sono partito per Modena e sono andato alla caccia di Aziz Ansari. Sto arrivando Aziz, io ti troverò. Ma in questi paesetti della provincia di Modena non sono riuscito proprio a trovare il set dove stava riprendendo. Ero molto depresso, pensavo di aver speso tempo e soldi per niente, pensavo di aver fatto una figura di merda, di aver buttato via la mia vita, ma poi ho usato i miei superpoteri. Mi sono ricordato che Aziz Ansari utilizza spesso Tinder, ovvero un'applicazione social network che ti permette di rimorchiare ragazze vicino a te. Di conseguenza ho aperto Tinder ed ho creato il profilo di una bella fregna italiana, cercando di rispecchiare i gusti del nostro Aziz, leggendo le sue interviste su Vanity Fair, dove addirittura dava consigli per come rimorchiare su Tinder. Mi ricorda qualcuno? Quindi ragazzi, ero lì, ma non lo trovavo da nessuna parte, quindi mi sono messo a spacchettare i ragazzi su Tinder. Quindi sapevo che se Aziz fosse stato nelle vicinanze, il mio radar di Tinder lo avrebbe sicuramente rilevato. E quindi ho spacchettato i ragazzi nell'applicazione proprio come se fosse un baule di Clash Royale. Ho scartato tutti i maschi comuni, sperando che uscisse il leggendario Aziz. E finalmente ragazzi, è successo, era nelle mie vicinanze, mi è comparso. È inutile dire che quindi ho usato subito il super like per attirare l'attenzione in maniera sicura, non potevo perderlo. I got a match. Boom. E sono rimasto in attesa di eventuali risposte di Aziz, come se stessi parlando con uno spirito in una seduta spiritica. E ragazzi, la star mi ha davvero risposto. Ho davvero iniziato a rimorchiare il mio comico preferito al mondo. Io gli ho dato il benvenuto in Italia, mi sono dimostrata molto gentile, molto aperta, una fan molto calorosa. E lui mi rispondeva in italiano, però un italiano non perfetto, come se ci stesse provando. E insomma, da buona fan gli ho detto che volevo incontrare durante il suo soggiorno in Italia ed incredibilmente mi ha detto che il giorno dopo avrebbe registrato tutto il giorno nel centro di questo paesino. Praticamente sono riuscito ad ottenere un appuntamento su un set di Netflix. Mi sono imbucato così? Ci sarò Aziz, just for you, just for you, e ti porterò una pizza gigante. Gli americani vanno sempre pazzi per il cibo italiano, no? Diciamo che sì, ero contento, però allo stesso tempo pensavo fosse tutta una grandissima stronzata e pensavo che appunto quel profilo fosse un fake a caso, no? Però ragazzi, non avevo altri indizi, l'unico appuntamento era questo, non sapevo dove altro avrei potuto trovare il nostro Aziz e quindi mi sono presentato all'appuntamento ed incredibilmente mi sono ritrovato nel bel mezzo di un set di Netflix.
I'll have reached the goal. Sono come una fangirl davanti a Justin Bieber. Quindi ragazzi, il piano era andare da Aziz, chiedergli di controllare il suo Tinder e dirgli che ero io la ragazza con cui stava chattando, ripetendogli le parole della chat come just for you oppure giant pizza. Un piano malefico, diabolico. Ho aspettato che finisse le riprese tutta la mattina, poi durante la pausa pranzo l'ho approcciato la prima volta giusto per sondare il terreno e chiedergli una foto, ma dirgli anche che avevamo qualcosa appunto da rivelare, ovvero se davvero l'avessimo rimorchiato su Tinder. Va bene. Okay, we gotta go to lunch. Dopo pranzo ho aspettato per 4 ore la fine delle riprese di tutto l'episodio di quella serie. Non c'era nessuno sul set, gli italiani non se lo cagavano proprio, eravamo solo io e Luni a spiare quello che stava facendo. E mentre aspettavamo la fine delle riprese, ho preparato la pizza gigante che avevo promesso ad Aziz. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Siamo ormai, ora è andato a mangiare il latte, mi sembra andiamo la costa. Con la pizza gigante sicuramente Aziz avrebbe capito di essere stato trollato. A fine delle riprese quindi siamo corsi sul set per cercare Aziz per consegnargli la pizza gigante, ma il comico era scomparso. Si era nascosto, appena ci ha visti con la pizza gigante si è nascosto. L'abbiamo cercato in lungo e in largo, abbiamo chiesto informazioni, ma di lui nessuna traccia. Arriva. Sì, e questa è, siamo divisi, lui è là sotto a porta. Come abbiamo fatto in serie? Nel frattempo però ho incontrato l'attore coprotagonista, Eric, e mentre gli stavo spiegando perché avesse una pizza gigante sotto mano, ecco comparire il piccolo Aziz, che quando ci ha vista però si limita a balbettare qualcosa ed inizia a scappare. Hey! Here's your pizza! You want? Can you one second, Aziz? Aziz, one second, please. Nah, I'm fine. We all good. Si è allontanato da noi ed è stato lì ad aspettare qualcosa per 10 minuti facendo finta di non vederci e non sentirci. Noi eravamo lì in piedi a fissarlo chiedendogli un minuto del suo tempo per rivelare appunto la trollata. Ma a un certo punto qualcuno ha urlato: ok, andiamo al furgone. E Aziz mi è passato davanti per infilarsi in un vicoletto a fianco del muro nella quale ero appoggiato, guardandomi per forza, cuffie per far finta di non sentirmi, per non sentirmi apposta, e facendo finta di niente è passato attraverso quel vicoletto senza incrociare il mio sguardo. One second, Aziz, please. Ho anche provato a chiamarlo, ma non mi ha proprio cagato. E non c'era nessun motivo per farlo, perché non c'erano dei suoi fan, perché in Italia non se lo caga nessuno. C'ero soltanto io e il mio amico. Eravamo lì da 10 ore ad aspettare che lui finisse per parlargli un secondo. È vero, stava lavorando, ma infatti noi eravamo lì ad aspettare. Ci siamo fatti anche un po' i cazzi nostri. E gli ho detto anche a fine riprese: dammi un secondo che ti spiego una cosa. Ma non ci ha concesso nulla, perché non avete idea di quanto stesse rosicando. Magari stava aspettando una bella fregna sul suo set ed è stato paccato. Si è ritrovato invece un ritardato, brutto stalker con una pizza di gomma gigante in braccio. Secondo me, ragazzi, lui ha capito subito di essere stato trollato ed è scappato via gambe levate. Ha detto: ok, la ragazza che doveva portarmi la pizza non c'è, però c'è il ritardato con le telecamere. Sicuramente mi stanno facendo uno scherzo, giro i tacchi e me la quitto. Con la coda tra le gambe. Purtroppo, ragazzi, non ho ulteriori riprese della scena, ma l'abbiamo fatto scappare in maniera stupenda. Era tutto triggerato, era salato. Goodbye, Aziz.
E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. In descrizione trovate la versione del video in inglese. Vi prego di spingerla, lasciate un like, lasciate un commento, ovviamente in inglese, no italiano, no italiano, perché così magari ragazzi lo facciamo arrivare a Daddy Zanzari, così si ricorda ancora di me, rosica ancora un pochettino, ce la ridiamo, vediamo se risponde a Dissing. Quindi niente, da Tyler Strikes è tutto, ci vediamo alla prossima missione.